la settimana ogni volta è abbastanza varia perché diciamo, dipende anche dagli appuntamenti che andiamo a disputare nel weekend, che possono essere mondiale oppure italiano oppure diciamo, inizio stagione o metà stagione, quindi si articola abbastanza su, diciamo, sull'allenamento in moto, perché faccio tanto allenamento in moto e cerco di farne il più possibile, ecco, in moto e magari un po' meno fuori fuori dall'ambito del motocross, ecco, magari correndo a piedi per circa 3 volte a settimana, i minuti ovviamente cambiano, il carico di allenamento durante, dipende anche diciamo, da che periodo si è della stagione, e quindi ci sono diversi tipi, ecco, di allenamento, non c'è proprio un metodo che va seguito per tutto l'anno, ecco, quindi la vita privata, diciamo, gli amici sono un po' trascurati ovviamente perché non siamo mai nello stesso posto e cambiamo sempre postazione, quindi è difficile trovare dei giorni da condividere, diciamo, con degli amici. Ecco, mi sposto abbastanza tra Belgio e Italia e quindi diciamo, è difficile. Diciamo, cerco di condividere il più possibile sia quelli che ho lì in Belgio che quelli che ho in Italia, cerco di magari dargli il più spazio possibile, però non è facile. Quindi, però diciamo, la vita è un po' una vita tra virgolette da zingari, perché siamo sempre in carovana e ci spostiamo a destra e a sinistra, quindi è difficile. Ma diciamo che non seguivo tanto il motocross fino a parte che correvo, però non seguivo diciamo, il mondiale oppure facevo soltanto le gare di regionale. Però sempre ovviamente è stato in Italia il periodo in cui c'era Alex Puzza, che sicuramente era diciamo al top, che negli anni 90, quindi è quando io avevo circa 5 anni che cercavo diciamo di giracchiare così piano piano, era lui diciamo quello che più seguivo più di tutti in Italia. Diciamo che è stata una scelta che è venuta piano piano, anche perché venendo diciamo dal sud, per me c'è stato il doppio sacrificio diciamo rispetto ai miei concorrenti diciamo, che sono quasi tutti del centro, abbastanza centro nord Italia, e quindi era difficile fare una scelta perché all'inizio erano tante le spese, erano tanti diciamo i sacrifici da fare, quindi non è stata tanto facile da prendere, però ho visto che i risultati venivano e allora grazie alla mia famiglia diciamo, mi hanno dato la possibilità diciamo, di trasferirmi al nord e cercare di coltivare questo sogno. Sinceramente non ho nessun tipo di trucco, diciamo non mi concentro neanche tanto prima della gara, penso soltanto a essere sereno, diciamo, a divertirmi e poco prima della gara ovviamente quando siamo lì nel preparco di partenza ovviamente lì ci si concentra, cerca di immaginarsi ecco, già in gara e cercare di partire bene, queste solite cose. Ecco.